Grande scalpore ha generato la notizia che Di Lucca ha dato quasi in diretta ieri sera della rapina al distributore Kuwait di Lappato, dove le nostre telecamere sono giunte poco dopo le 18, un quarto d'ora appena, da quando i due rapinatori con tanto di maschera da carnevale e con presunto accento toscano avevano aggredito il titolare del distributore di benzina e si erano poi dileguati a bordo di una bianca in direzione di Montecatini. Il rilievo dato dai giornali, che ci hanno fatto addirittura la locandina di stamani, ma anche il rilievo dato dalle altre emittenti e dai siti web, la dice però lunga sull'allarme sociale che generano i ripetuti atti delinquenziali. Forse questi non aumentano neppure con la crescita esponenziale che noi avvertiamo, ma è lo stato di crisi e di ansia generata dal clima attuale che stiamo vivendo che ci fa percepire in eccesso anche un fatto pur gravissimo come questo, insomma un po' come quando ad agosto avvertiamo 40 gradi quando in effetti ce ne sono 36-37. Sul piano delle indagini, per ora, dopo i rilievi della scientifica, non c'è molto da segnalare, se non che l'uso delle maschere e la grossa pistola ostentata per infrangere anche i vetri del gabbiotto della Kuwait, tutto fa da appurare, se fosse anche un'arma vera o giocattolo, fanno accostare la rapina ad altri episodi, anche in linea teorica, avvenuti in Lucchesia o nelle province limitrofe nelle scorse settimane.